I didn't understand. Don't you come back no more. You can't mean that. And don't you come back. Oh, no more. Now, baby, please. Don't you come back no more. What you trying to do to me? Carissimi amici, ben ritrovati. Continuiamo questa nostra chiacchierata a casa Chalet e io sono in compagnia oggi di due ospiti che si daranno un po' la staffetta in questa nostra chiacchierata. In questo momento sono con la professoressa Maria Luisa Coppola, che è la segretaria dell'ACDAL della nostra diocesi di Aversa, e oggi pomeriggio loro hanno organizzato un momento di riflessione sul tema di cui trattiamo oggi, che è il testamento biologico. Però intanto io do subito la linea a Maria Rosaria, con la quale Maria Rosaria dal DC. Ciao Maria Rosaria, tutto bene? Sì, tutto bene, Don Francesco, un saluto a te, ai telespettatori di Casa Chalet, ovviamente alla tua ospite. Noi siamo al lavoro per il TG delle 13:40, siamo in pieno fermento perché ci sono come sempre tantissime notizie. Partiamo oggi dalla cronaca, torneremo a parlare dell'arresto di ieri a Ciro Verdoliva, direttore generale dell'ospedale Cardarelli, perché sono venute fuori, insomma, le notizie relativamente a questa importante indagine che coinvolge non solo il direttore generale ma tantissime altre persone, tra cui anche un ex dipendente del comune di Napoli, anche lui è implicato in questa indagine. Poi parleremo di politica, parleremo del congresso del Partito Democratico, dove insomma volano gli stracci tra i tre candidati. Alla vigilia, sabato e domenica, appunto, si terrà la competizione. E poi ancora torneremo a parlare dell'inchiesta sul clan Mallardo, anche lì dall'ordinanza sono venute fuori altre novità, altre intercettazioni molto molto rilevanti. E poi una notizia, un'ultima ora, che insomma la dico a te, ai vostri telespettatori: proprio pochissimi minuti fa un ragazzino di fronte al comune, dunque in pieno centro storico, è stato avvistato, pare da alcuni dipendenti del comune stesso, che si stava arrampicando su una ringhiera del balcone di casa. Subito insomma è scattato l'allarme, sono giunti sul posto gli agenti della polizia municipale, ma ovviamente ulteriori dettagli li potete trovare già sul nostro sito internet teleclubitalia.it e nell'edizione del nostro telegiornale. Poi ovviamente la pagina sportiva, dove parliamo di Calcio Napoli, dunque tantissime notizie che potete vedere all'interno del TG Club delle 13:40. Dunque non mi resta che ridarti la linea e ricordarvi l'appuntamento con il TG. Maria Rosaria, grazie, buon lavoro. Noi ritorniamo qui a Casa Chalet per parlare di testamento biologico, e ne parliamo innanzitutto, come dicevo prima, con una carissima amica, Maria Luisa, che è la segretaria dell'ACDAL diocesana. Ciao Maria Luisa. Grazie Don Francesco di questa opportunità che occorre a noi laici della diocesi di Aversa per invitare tutti ad una riflessione collegiale su un tema di interesse trasversale. L'ufficio del laicato con l'ufficio di pastorale familiare, insieme a noi laici della diocesi, abbiamo ritenuto che proprio nella nostra testimonianza in questo territorio dell'adesione alla nostra chiesa avevamo il dovere morale di non nascondere la testa o far finta che non ci fosse questo problema tanto serio, ma di voler verificare attraverso le parole esaurienti del relatore della legge, il senatore Romano, qual è l'iter parlamentare. In effetti questo tema, che interessa la vita oltre la vita, è un tema fondamentale. Noi abbiamo deciso per tutto l'anno di dedicare ampio spazio alla vita, dal concepimento fino oltre la morte. Ma cominciamo da questo, perché questo è il momento della grande attualità. In questi giorni si discute al Senato proprio la legge e noi vogliamo essere nel tempo, nella storia e nell'attualità. Bene, allora noi diamo appuntamento a chi vorrebbe
potrebbe, a chi volesse partecipare a questa, oggi pomeriggio nel Salone della Caritas in via Sant'Agostino alle ore 18, sarà presente il Vescovo, saranno presenti tanti amici medici e giuristi interessatissimi a questo tema e tutte le persone che con noi vogliono aprire questo dibattito sulla vita. Quindi oggi pomeriggio questo incontro è aperto a tutti, noi aspettiamo tanti amici che magari credenti, si possono aggregare credenti, anche per laici, ascoltare forse in modo anche più tranquillo rispetto a come succede nei dibattiti televisivi di cosa parla questa legge. Come faremo questa mattina in compagnia del senatore Lucio Romano, adesso mandiamo un piccolo contributo che ci fa capire meglio di che cosa parleremo insieme. Vi aspettiamo. Il drammatico viaggio di DJ Fabo in Svizzera ha riaperto inevitabilmente il dibattito su eutanasia, suicidio assistito e testamento biologico. Questioni diverse una dall'altra, ma tutte e tre legate allo stesso tema, al diritto oppure no di scegliere se rifiutare le cure o decidere di mettere fine alla propria vita. In Italia una discussione ufficiale è stata avviata per la prima volta nella storia del nostro Parlamento il 3 marzo del 2016, incardinata nelle commissioni congiunte Giustizia e Affari Sociali della Camera, ma è rimasta ferma lì da allora. Attualmente ci sono 6 proposte di legge, una di queste di iniziativa popolare, che dovrebbero confluire in un unico testo, ma è tutto o quasi fermo da un anno. È un tema che interroga le singole coscienze e forse anche per questo ci vuole estrema cautela. Per quanto riguarda il fine vita, procede un po' più spedita la questione del testamento biologico. Dopo diversi rinvii dovrebbe arrivare in aula a breve, forse già il prossimo 6 marzo. Si tratta del DAT, le disposizioni anticipate di trattamento. Sono dichiarazioni che una persona maggiorenne decide di fare quando è in grado di intendere e di volere in merito alle terapie che vuole o non vuole accettare nell'eventualità in cui si dovesse trovare a causa di malattie terminali o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili in stato di perenne incoscienza. Tra le terapie sono incluse anche nutrizione e idratazione. Niente a che vedere però con l'eutanasia, cioè la somministrazione di un'iniezione letale da parte di un medico su richiesta del paziente, e nemmeno con il suicidio assistito di cui si è avvalso DJ Fabo in Svizzera, dove invece non è il medico a provocare direttamente la morte. In questa fattispecie infatti si limita a prescrivere il mix di farmaci letali, di solito sciolti in una bevanda che il paziente ingerirà autonomamente. Dunque, anche se fosse già legge la proposta che sarà a breve in discussione in aula, la scelta del DJ milanese sarebbe stata comunque illegale. Eccoci ritornati in studio, sono in compagnia del senatore Lucio Romano, un amico personale ma di tutta la diocesi, che questa sera, come ci ha ricordato Maria Luisa Coppola, ci aiuterà un po' ad entrare dentro senatore della Repubblica, ma fa parte della vicepresidente della 14ª Commissione Politica dell'Unione Europea e fa parte della Commissione Igiene e Sanità ed è presidente dell'Associazione Scienze e Vita, quindi con lui penso che siamo al sicuro, cioè quello che diremo sono parole esatte, non daremo i numeri li diamo per il caffè ma non quando parliamo di cose così importanti. Senatore, di cosa parla questa legge, per farlo capire in modo anche semplice e sintetico ai nostri telespettatori? Questa è una legge che ci è arrivata dalla Camera ed è frutto della mediazione di più disegni di legge che variavano da una posizione eutanasica a una posizione del tutto contrapposta, quasi dell'accanimento, ed è una legge che tratta sia del consenso informato sia del cosiddetto testamento biologico, più correttamente, così come riportato nel testo del disegno di legge, disposizioni anticipate di trattamento. Quindi tratta tutto il tema, in particolare quello più dibattuto, sul fine vita, quali sono i comportamenti che devono essere usati, qual è la disponibilità o meno da parte del medico ad assecondare la volontà da parte del paziente, tutto in una cornice che evidentemente, seppur finalizzata alla relazione di cura, così come richiamato nell'articolo 1 del disegno di legge ed è richiamato nell'articolo 5 che si parla di consenso e di condivisione e pianificazione delle cure, pur tuttavia paga uno scotto. Quale sarebbe lo scotto che paga? È che essendo un testo di mediazione presenta delle contraddizioni, contraddizioni che si palesano tra quella che è una relazione di cura, e vale a dire l'alleanza tra un medico e paziente che insieme appunto sono alleati per la tutela
della salute e della vita del paziente stesso, senza però ricorrere ad accanimenti terapeutici, però dall'altra parte assume delle posizioni che sono chiaramente forme di abbandono terapeutico o di abbandono di cure, che evidentemente, non essendo in alcuni casi terapie ma sostegno vitale, potrebbero inquadrare la cosiddetta eutanasia passiva. Questo è il grande dibattito e il grande dilemma che è in corso al Senato su questo disegno di legge. Quindi questo disegno di legge colma un vuoto che c'è? Dovrebbe colmare un vuoto, perché a tutt'oggi non c'è alcun testo, nessuna legge che si richiami a questa fattispecie, ma che pur tuttavia, dovendo colmare un vuoto, deve rispondere a determinati criteri che sono in ambito costituzionale ascrivibili all'articolo 32 della Costituzione, in cui la salute è un diritto individuale ma anche il riconoscimento di un interesse della collettività, ma anche con altri articoli, il 2 e il 3, che si richiamano alla libertà della singola persona. Insomma, la criticità è proprio nella posizione tra il principio di cosiddetta autonomia, più correttamente di autodeterminazione del paziente, ed il principio di autonomia del medico di mettere in essere tutte quelle metodiche terapeutiche, diagnostiche e anche di cure che evidentemente rispondano all'esigenza di tutelare, come dicevo, la persona stessa. Allora la domanda che dobbiamo porci è questa: ma le disposizioni rispondono perfettamente a questo obiettivo? Io ritengo che le disposizioni non rispondano a questo obiettivo, perché se richiamiamo la stessa convenzione di Oviedo, l'articolo 9 parla di dichiarazione anticipata di trattamento. Se parliamo del Comitato Nazionale per la Bioetica, che ha espresso un documento molto chiaro per le dichiarazioni, il paziente esprime un desiderio in merito al trattamento cui vuole essere sottoposto o non essere sottoposto, ma che evidentemente devono essere filtrate dall'attualità della sua patologia, in modo tale che il medico possa nel suo interesse decidere insieme con il paziente oppure con il fiduciario, qualora il paziente non sia in grado più di volere, nell'interesse stesso, perché io potrei decidere ora per allora un trattamento che non solo sarebbe inattuale, ma non sarebbe nemmeno corrispondente più al mio modo di intendere, di volere, perché Sono cambiate le condizioni, ma chi ha un minimo di esperienza in ambito assistenziale sa che anche a distanza di pochi minuti, non dico di ore, ma di pochi minuti, il consenso o meno di un paziente può cambiare in ragione anche di una diversità di motivazioni, non ultimo per esempio anche dalla relazione col singolo medico che può incoraggiare determinate procedure, o con altro medico che invece scoraggia determinate procedure. O anche dall'accettazione di una condizione che magari prima poteva sembrare impossibile, e invece nel momento in cui uno si trova dentro, può darsi che anche in quella condizione sente di poter continuare la propria vita. È quello che noi chiamiamo l'attualità sotto il profilo diagnostico e assistenziale. Poi un altro aspetto che è molto critico all'interno del disegno di legge è la confusione che si fa fra terapie e sostegno vitale o cure vitali. Perché sono una differenza abbastanza enorme. Sì, perché la stessa nutrizione e idratazione artificiale in alcuni momenti può avere una finalità di ordine terapeutico, ma in altri invece può avere semplicemente uno scopo di cura, vale a dire di sostegno vitale, e noi sappiamo bene che quando si tratta di terapie e non più praticabili si possono di per sé interrompere, perché entrerebbero nell'accanimento, e noi sappiamo che la stessa dottrina sociale della Chiesa, ma non da oggi, dal 1956 con Pio XII, parlava di una posizione del tutto contraria a qualsiasi forma di accanimento, ma quando si tratta di cure di sostegno vitale è evidente che la sospensione della nutrizione e dell'idratazione, per quanto sostegno vitale, sarebbe evidentemente una forma di eutanasia passiva. Senatore, l'ho sentita parlare in un'altra occasione. Lei ha parlato del rapporto che c'è tra uno che chiede a un costruttore, a un architetto di costruire una casa, il rapporto tra il momento in cui tu dici io voglio non voglio più questa cura, invece dall'altra parte c'è qualcuno che forse più di te, meglio di te, ti può in quel momento indirizzare. La posizione è sempre quella dell'alleanza tra due persone, di chi esprime un desiderio e chi ha competenza tecnica perché quel desiderio possa o non possa essere realizzato. L'esempio della costruzione di una casa è quello che può sembrare un po' distante, ma è quello che rende metaforicamente più facile la comprensione. Se io chiedo ad un ingegnere di costruire una casa secondo una mia volontà, io che sono non competente, non tecnico, potrei chiedere all'ingegnere di costruire una casa che crollerebbe immediatamente, ma il mio desiderio di costruire una casa deve essere tradotto su principi tecnici che il tecnico mi dirà saranno fattibili o non saranno fattibili. Questo è un po'
a una metafora di quello che significhi la relazione tra medico e paziente. Io non posso, in quanto incompetente in ambito medico, chiedere al paziente, al medico di mettere in essere dei trattamenti che sono del tutto impropri, che potrebbero essere sproporzionati, potrebbero essere rientrare nell'ambito dell'accanimento, e quindi il medico non sarebbe obbligato né deve essere obbligato a mettere in essere quelle procedure, o potrei chiedere invece trattamenti o procedure che invece rientrano nell'ambito di eutanasia, la stessa deontologia dei medici, ma oltre che la deontologia stessa, che può anche cambiare, il fondamento proprio della missione del rapporto umano, la relazione tra due persone, quello di non sopprimere la vita, di accompagnarla evidentemente fino all'ultimo, ma senza che questo sia motivo di un intervento di tipo eutanasico. Che sarebbe anche bello ricordare che qui nessuno è solo, viviamo in una società, in delle relazioni, nessuno è abbandonato neanche di fronte all'importanza della sua vita, a rimanere da solo, a scegliere da solo. Guardi, l'osservazione che lei fa è estremamente puntuale, perché mi richiama uno studio fatto presso l'Istituto dei Tumori di Milano, dove la richiesta di eutanasia veniva portata avanti da chi si trovava ad essere degente in stanze singole, da solo. Chi invece si trovava a condividere la degenza con altri pazienti non chiedeva assolutamente un trattamento che potesse essere eutanasia. Quindi che cosa significa? Che l'accompagnamento, la vicinanza sono il fondamento perché una persona, in quanto fragile e vulnerabile, si trovi in uno stato di solitudine, e da questo stato di solitudine e abbandono non può altro al sollievo che quello di procedure che potrebbe essere, appunto, come dicevo prima, di ordine di eutanasico. Ricordiamo ancora che il nostro modo di riflettere su questo si riferisce sempre a un paziente, ma noi ci andiamo incontro ad una società che è sempre più caratterizzata da persone della terza, possiamo dire, anche della quarta età, con patologie cronico-degenerative che portano anche a perdere quello che è il contatto consapevole e cosciente col mondo esterno. Che cosa facciamo di queste persone, come avviene in alcune realtà, tipo il Belgio per esempio? Questa vita la continuiamo ad accompagnare, l'assistiamo perché ha un valore in sé, oppure perché non ha valore in quanto non è in grado di poter comunicare, rientra nell'ambito di un disvalore, deve essere soppresso? Credo che questo rientri la civiltà della nostra società e anche una democrazia che non abbandoni i fragili. Ma anche perché poi dobbiamo stare attenti quando si fa una legge. A volte abbiamo seguito tutto questo, il caso di quel ragazzino inglese, no? Dove poi alla fine la famiglia non aveva più nessuna parola sulla sorte di quel bambino. Sembrava che qualcuno per lui, una legge per lui, decidesse che non c'era possibilità di nessun'altra risoluzione medica, e quindi la famiglia si doveva arrendere semplicemente così, anche di dove quella famiglia cercava in un certo senso ancora, no, una possibilità per questo ragazzino. Perché la vicenda inglese è una vicenda molto chiara di quel bambino che non aveva clinicamente alcuna possibilità di poter ritornare in uno stato che potesse essere almeno sufficiente. Oramai a livello cerebrale era completamente devastato. Che cosa chiedevano i familiari? Di far sì che questo bambino potesse morire a casa sua. Era questo che gli si chiedeva. Quindi un accompagnamento ed una vicinanza che la nostra società, molta volta economizzata, tecnologizzata, della produttività, non ti consente. Credo che sia una sfida di umanità. Questo è il tema più importante di questo disegno di legge. Ed ecco perché ci dobbiamo porre non in una sorta, come dire, di distacco, lasciando il legislatore da solo, perché il legislatore in coscienza in alcuni momenti si ritrova sicuramente da solo, ma nel poter condividere un percorso che è fatto di valori, è fatto di dignità, riconoscimento del valore della vita, senza ricorrere né all'accanimento né all'eutanasia. Richiamando un testo che avevo scritto, non resistere ma non desistere. Ecco, allora diciamo che l'urgenza è proprio così, colma un po', non del tutto, ma dice qualcosa di più, perché poi lasciare un vuoto legislativo a volte crea ancora di più fatica all'interno di una società, un dibattito aspro, no? Uno contro tutti, uno contro l'altro. Guardi, noi dobbiamo avere il coraggio di affrontare le sfide legislative, ovviamente sapendole argomentare, in una situazione di Parlamento dove vige un principio che è quello della laicità dello Stato, certo, ma che comunque ha un punto di riferimento ben preciso, quello che è la Carta Costituzionale, e in questa opera di giusta argomentazione trovare quella mediazione che non faccia sì che si introduca in Italia dalla finestra quello che non si vuole far entrare dalla porta principale. Dottore, prima di salutarci, un'ultima domanda, più che una domanda, poi insomma un interesse che lei porta avanti all'interno di questa legislatura, il tema della terra dei fuochi.
più urgente bene, che mai, perché allora, qua quando non si vede fumo non vuol dire che non ci sono problemi. Io mi sono insediato nel 2013 e chiesi immediatamente l'istituzione di un'indagine conoscitiva alla Presidenza del Senato, che immediatamente, ricordo ancora il 10 giugno del 2013, avallò questo studio. Io ho presentato proprio ieri in Commissione Igiene e Sanità la relazione conclusiva dal titolo Inquinamento ambientale ed effetti sui tumori, malformazione feto-neonatale ed epigenetica. È una relazione che mi ha accompagnato nella sua stesura per diversi anni, perché c'erano bisogno di dati che prima del 2012 non c'erano. Dal 2013 c'è stata un'innovazione anche per quanto riguarda l'attività di epidemiologica e di caratterizzazione dei territori. È un tema che noi dovremo continuare ad affrontare, perché è un tema che inerisce non solo alcune zone della nostra terra, ma inerisce vaste e altre zone a livello italiano, e che non rimanga in noi questo marchio di terra dei fuochi che identificherebbe tutta la Campania, perché non è così. È vero, e poi soprattutto questo problema dei fiti, anche qui se ne sentono proprio sempre di più di queste problematiche legate proprio alla malformazione. Sul tema delle malformazioni in feto neonatale nella mia relazione non c'è un approfondimento, perché i dati, così come sono stati riportati in commissione, non sono georeferenziati. A me interessa che il dato si riferisca ad una zona ben precisa in modo tale per avere e poter individuare se c'è un nesso di causalità. C'è una correlazione tra la sostanza inquinante, l'ambiente inquinato e le malformazioni a livello feto-neonatale. Noi sappiamo già, letteratura scientifica riconosciuta e consolidata da anni, che inquinanti ambientali portano alterazioni nell'assetto di formazione dell'embrione e poi del feto, e cosa ancora più temibile, che alterazioni avvengano a livello genetico e si possono presentare anche a distanza di diverse generazioni. Ecco, senatore, io la ringrazio perché oggi so che insomma ci ha scelto in un certo senso, di corsa è venuto da Roma oggi pomeriggio a questo incontro. Io sarò a questo incontro, così potrò capire anch'io meglio, approfondire, magari faremo anche un servizio per il telegiornale. Grazie. Ancora grazie. Noi grazie. Andiamo un attimo in pubblicità e ci ritroviamo subito dopo con Carmen e contiamo un po' i chicchi di caffè. I didn't understand. Don't you come back no more. You came mean that. Don't you come back. Oh, no, baby.